senti, non trovo più i miei guanti da giardinaggio. Se li ho dimenticati qua fuori, potrebbe averveli mangiati un animale, eh? Eppure mi sembra di averli riportati in casa. Tu me lo dici sempre che devo portarli. Li ho messi a lavare, mamma. Ah, sei un tesoro. È bello qua fuori, non ci vieni un momento? No, grazie. Di che cosa hai paura? Qui se c'è un pericolo, è tua madre. Sto bene dentro, grazie. Mi sembra di sentire la macchina di Doso. Vado a vedere. Devo proprio? Fammi il santo piacere, che cosa mangeresti altrimenti? Non so, qualcosa di mio gusto. Ah, figuriamoci. Ah, che gioia quando arriva il sabato. Ho preparato per farti la manicure. Sei carina, davvero, molto. Dov'è la rivoltella di papà? Sai che faranno una superstrada qua vicino? Finirà che ce ne andremo in Florida. Ti ho chiesto dov'è la rivoltella di papà. In soffitta. No, l'ho già guardato. Beh, non hai guardato bene. In una scatola di scarpe, credo. Sì, le scarpe che portava quando andò in ospedale. Dissero che potevo riaverle quando morì, ma a me quelle scarpe non piacevano. Ho trovato i proiettili in un vecchio barattolo. Il fucile ce l'ha Doso, vero? Ma quella rivoltella non se l'è presa, spero. Doso può prendere ciò che vuole, Jessie. Scendi! L'ho trovata, vengo! Io lo so che cambierà sistema il tuo ragazzo e che riprenderà gli studi e si troverà un impiego. E poi verrà qui a dirti che se ti ha avvelenato la vita ora è strapentito e ti inviterà a cena in abito da sera in un nightclub. Non preoccuparti, non è per lui, è per me. Non vorrei sparare a tuo figlio, Jessie, eh? Qualche volta ci avrai anche pensato. È una cosa che capita a tutti. Ma poi non si fa, si andrebbe incontro. Non ti sei lavata le mani. La vuoi questa manicura o non la vuoi? È certo che la voglio. Lavati le mani allora. E non venirmi più a parlare di Ricky. Dopo che mi ha preso gli ultimi due gioielli che possedevo, ha cominciato a derubare i vicini. Tutti li ha passati. Sarebbe un sollievo saperlo in prigione. Se sapessi dov'è, lo denuncerei io. Parli per parlare. No, no, dico sul serio. Senti, per l'ultima volta, vuoi lavarti le mani? Che fai? Ripulisco la canna, ci rimane sempre una traccia di polvere. Ma per cosa? Te l'ho detto. Ah, io ti ho detto che non vengono i delinquenti da queste parti. E io ti ho detto pure che serviva a me. Per carità, prenditela se vuoi. Morta io avrai tutto quanto comunque. Io mi uccido stasera, mamma. Sarà qui nel momento in cui dovrà aiutarti a pulire per terra. In quel momento chiamalo. Poi chiama la polizia e chiama le pompe funebri. Io lo chiamo! Ho detto di no! Non voglio Doson. È una cosa privata. Solo per me? Se tu ora chiami Doson, è la prova che sono stata una stupida a non uccidermi 10 anni fa. Va bene, non chiamo Doson. Chiamo il dottore. O preferisci l'amore? Fra poco è il tuo compleanno. Non sei curiosa di sapere che regali avrai? Tu mi hai regalato il pacco per il bagno. L'oretto è un grembiule rosa, il suo colore preferito, in quanto a Doson ha preso delle babbucce di una misura sbagliata, ma dello stesso rosa. Mamma! Ho cominciato a fare il numero, ma poi ho riabbassato, ho lasciato perdere. Brava. Grazie. Dimmi che cosa è successo, Jessie. Niente. Ho fatto qualcosa io. Ma chi? Ma che? Guarda, caramella. Ce l'hai con me. Tutt'altro, anzi, mi dai pensiero. Farò quanto più posso per te prima di andarmene. Sarà una serata laboriosa, mi sono scritta una lista. Una lista di che? Come funziona la lavatrice, ad esempio? Ti ho fatta venire su e su di ciume? No. Quindi lo so come funziona. Ci si mettono dentro i panni, poi il detersivo si schiaccia e si aspetta. Demoni! E dove teniamo il detersivo? Che ci vuole a trovarlo? Vedi? Se comunque ti dai nervi fare il bucato, diremo a Loretta di farlo per noi. Me la immagino facilmente una cosa simile. Non è il suo genere, vero? No. È un tipo speciale. Si sente al di sopra di noi quella, ma non lo è. Per cominciare dovrebbe piantarla di vestirsi di giallo. Ho messo il numero dell'operaio che aggiusta la lavatrice, incollata alla macchina. Guarda che Loretta può anche non venire più qui da noi. Doso la lascerà a casa d'ora in avanti. E poi se ti infastidisce diremo anche a lui di non venire. Mi raccomando, vuota il filtro ogni volta che usi l'essiccatore. Non metterci le pantofole ad asciugare, perché le sfaglia. Perché vedere tuo fratello ti secca? Perché mi chiama Jessie? Neanche sapesse chi sono. E mi domanda cosa faccio tutto il santo giorno. È una cosa che mi domanda
Calmiamoci, ma è un problema che riguarda me, non è affar suo. Lo avrà detto a caso, non voleva offenderti di certo. Non passa per il cervello né lui né la moglie di imporsi come parenti. Ma non sono. La sanno troppo lunga. A proposito di che? A proposito di tutto. E la sanno prima che tu possa dire se vuoi che la sappiano o no. Sono sempre presenti al fatto, perché la cosa non riguardi loro ma riguardi te. Come quella volta che la posta consegnò il mio reggiseno a loro. Fu un errore. Loro aprirono il pacco che era mio. E videro il ricambio di roselline. Vuoi la menta? Se comunque ti danno i nervi, non permetterò loro più di fiatare. È per via di Ricky. O per il convulso. O per il troppo caffè. O perché non metti mai il naso fuori. Che cos'è? È che non sopporto il variloquio. Che cos'hanno i tuoi occhi? Mi sembra che... Non è pieno, mamma. Non ho nessuna malattia. L'epilessia non è una malattia. Sì, ma non è mortale. Se lo fosse non dovrei uccidermi. E chi ti obbliga? Nessuno, niente al mondo, ed è questo che mi piace. E io te lo impedisco! Non sto a te impedirmelo! Mi attaccherò a un cartello come quelli che lasciava fuori papà. Sono andata a pesca, eh? Tu stai male. Infatti. Non te vedevo qui, in questa casa. Lo avevo capito. Fu uno sbaglio tornare da me. Dovevi tenere il tuo appartamento o cercartene un altro quando George ti lasciò. Almeno ti facevi degli amici, avevi una vita tua con i tuoi mobili e tutto, e Ricky poteva venirti a trovare. Fu proprio uno sbaglio. Probabile. Non ti obbligata io. Semmai l'errore l'abbiamo fatto in due. In quel momento fu la salvezza per me. Cioè, dal fatto che non avevi nient'altro per la testa allora. Ma adesso sei una donna adulta e una casa tua ti farebbe comodo. Mamma, la mia vita è tutt'altro che piacevole. E sono sicura che in avvenire diventerebbe un inferno. Mi sento stanca, umiliata, avvilita, ferita a morte. Di cosa sei stanca? Di tutto. Non ti capisco. Non so dirlo diversamente. Beh, prova a spiegarti meglio, perché finché lo fai io non ti mollo. Che cosa? Perché? Rispondi. Per come vanno le cose. Non mi basta, quali cose? Tutte quante. Da questa casa fino alla Casa Bianca. Rispondi alla mia domanda! Quello che leggo dai giornali non mi piace. E tu perché li leggi? Lascia perdere! La TV è peggio. La vendiamo! Non lo faresti mai. La vendo invece. Ah sì, e come passi il tempo? Canto! E vuoi che ci provi? No. Canterai fino a domani, no. Perché ti stai comportando una ragazzaccia viziata. Chi parla con te ha sempre torto. Non sai crearti interessi. Con me non stai bene, fuori non ci vuoi andare, dentro non ci sai stare, non leggi il giornale, non guardi la TV, e a me non fai pena, è solo colpa tua. Dai ragione a me, qui ci vuole un rimedio. E lo chiami rimedio il suicidio? Scommetto che adesso il medico ti lascerà prendere la patente e con quella vedrai che ti trovi un impiego. Come quello delle vendite per telefono, non mi ha reso neanche di che pagare le bollette. E quando ho provato a vendere oggetti da regalo in ospedale, mi hanno detto che facevo scappare gli acquirenti perché sorridevo in modo strano. Tieni i libri contabili, li hai sempre tenuti per papà. Non ce la faccio a lavorare, non posso fare niente. Non sono mai stata a contatto con il pubblico tranne che in ospedale. In qualsiasi momento può venirmi una crisi. A cosa vuoi che mi serva un lavoro? Un lavoro mi farebbe stare ancora peggio. Jessie, è vero se tu pensi che sia vero. Sì, infatti, sono io che penso che sia vero. Ma qualcosa a maledizione potrò pur fare. No. Tu no! E neanche io posso fare niente per ottenere che la mia vita cambi. Che cambi in meglio. Magari potessi migliorarla per farne qualcosa, per darle un senso. Perciò la risolvo a modo mio. Signori, si chiude! È facile! È come spegnere la radio quando non c'è più niente che ti piace. È l'unica risorsa che mi resti davvero. Ce l'ho io il potere di decidere di smettere. E la decisione l'ho presa. Sono arrivata alla fermata. Dopo la sua morte sarei stata meglio. Un bel cambiamento, ti sarei trasformata. Eh sì, diventavo una duchessa. O andavo a vendere le scarpe in negozio. E perché poi? Per fare piacere a lui o per farne uno a te? Ognuno se li trova da solo i suoi gusti. E questo vale anche per te. Io non vivo per il prossimo. E mentre siamo all'argomento, fammi dire che non ti uccideresti se lui fosse ancora vivo. No, non è vero. No? E allora perché tutte quelle domande? Perché chiedermi se lo amavo o no? Perché ero convinta di no. Ah, ecco la conferma, ti senti meglio adesso? In fondo sì, penso di sì. Beh, non importa se lo amavo o no. Non importava a me e a lui meno che meno. Comunque più
perché? Non è vero. Come hai fatto a vivere qui tutti questi anni pensandola come la pensi? Tu non hai la più pallida idea di come la penso. E ti pare strano, Jessie? Tu stai in un mondo a parte. Dove a parte? E com'è questo tuo mondo? Di un po'. La gente dice cose giuste? Ha tutto quello che vuole? Com'è? Di che stai parlando? E leggi i giornali. Perché? Perché non metti mai i maglioni che ti faccio? Ti ricordi che faccia avevo? O per te sono solo una brutta vecchia? Quando ti prende il convulso, cosa vedi? Le stelle! E perché sei caduta da quel cavallo? Perché ti ha lasciato tuo marito? Perdono. Giorgio mi ha abbandonata perché mi ha messo al bivio. O lui o il fumo. So che non era così scemo. È inspiegabile che odiasse tanto una cosa che io trovo buona. È l'unica che non ti delude, perché è sempre come ti aspetti che sia. Sai bene che non sopportava i tuoi convulsi. Crisi convulsive, non convulsi, così si dice. Crisi convulsive lo dicono in ospedale, a casa va bene convulsi. Non lo infastidivano affatto. La verità è che si sentiva colpevole. Fu sua l'idea di uscire a cavallo quel giorno. La sua convinzione era che si può far tutto purché ci si applichi. Io caddi da cavallo perché non sapevo tenerlo. E Giorgio lo persi per la medesima ragione. Aveva un amante, Jessie. Era almeno bella? Era Carol, la figlia di Agnes. Puoi giudicare di te. Vi sarete sciacquate la bocca, voi due, sull'argomento. Lo sapevo che non andava bene per te. Uno del Tennessee. Che stai dicendo? Piaceva più a te che a me. L'hai preso per costruire il portico, altrimenti chi l'avrebbe mai visto? Hai pensato, questo qui verrà a darmi una mano, verrà a prendersi il caffè e faranno due chiacchiere. Sa Dio cosa hai pensato. Che aveva dei pericoli! No! Ho pensato che era un buon capomastro! Quella vostra villetta starà ancora in piedi il giorno del giudizio! A te il portico non serviva! Volevo trovarti marito e allora... Da sola non sapevo trovarlo! E come facevi a trovarlo che non aprivi bocca con nessuno? Me ne fischiavo! Potevo lasciarti seduta come tuo padre, seduta lì! Potevi sì! Beh, io ero di parere diverso! Cosa ne sapevi tu? Non sapevo né molto né poco. Come potevo imparare vivendo in un luogo simile? Quello che ho fatto da ignorante, lasciandomi vivere. La vita scorre da sola. Che bisogno c'è di prendersela, di farsi venire dei patemi d'animo? Ti ho fatto sposare l'uomo sbagliato, lo ammetto. Per questo ti ho ripresa qui quando ti ha lasciato. Non era un uomo sbagliato. Ma dai, se ti avesse amata non ti avrebbe lasciata. Non era un uomo sbagliato, mamma. Io amavo il mio marito. Al punto che mi sforzavo di fare una vita più attiva. Mi sforzavo di restare sveglia, di imparare equitazione, di andare in giro fino all'alba spesso. Ma lui sapeva che mi sforzavo, ecco tutto. Senti. Ti va di parlare di epilessia? Sì, appunto. Va bene, d'accordo. Io mi rendevo conto di aver avuto una crisi solo perché svegliandomi avevo un altro abito addosso. A volte mi è capitato di sentirmi urlare, o mi veniva il capogiro. E mi è capitato di avvertire un po' di vuoto come preavviso, ma con la TV accesa magari non ci facevo caso. Io ho dai tuoi occhi il preavviso, perché diventano enormi, così. Dimmi come sono. Cosa? Le mie crisi. Ogni volta cambiano. Avanti, scegliene una tipica. Voglio sapere com'è. Che vuoi che ti dica? In un attimo... Tu piombi a terra come un burattino al quale abbiano tagliato i fili all'improvviso, o come davanti a un plotone d'esecuzione, sai, nei film, quando sei attaccata al muro, che scivoli giù. Ma davvero non sai com'è? Come fai a non sapere che cosa succede? Mi viene il capogiro, vado giù e poi com'è? E ti scuoti tutta quanta, fai dei gran versi, tiri l'aria dentro e fuori come uno che affoga. Rifammelo, fammi l'imitazione. Per carità, è un suono orrendo. Immagino proprio di sì. Poi che succede? Sbatti forte le mascelle e io devo fare in fretta a tenerti la lingua, se no te la mordi a sangue. Ti mordo, eh? Vero che ti mordo? Una volta sì. Ho fatto l'antitetanica. Sto molto più attenta adesso. Poi diventi blu. E i tuoi muscoli cominciano a dare strattoni come sotto a una frusta, come se prendessi la scossa a voltaggio industriale. Schiumerò come un cane idrofobo, penso. Sbavi, ma poco. Non è come quando esce tutta quella schiuma dalla lavatrice. Fai delle bolle. Hai presente i bambini lattanti? Allora io ti pulisco con un panno umido. Poi
i tuoi muscoli piano piano si calmano. Tu ti bagni e li finisci. 2 minuti, non più. E allora? Il tuo compleanno non è vicino, però. Ti ho scritto un promemoria dei compleanni di tutti, senza escludere il tuo. Così glielo ricordi per tempo. Condurremo Loretta da Johnson a mangiare lo sformato di frutti di mare. So che anche tu ne sei ghiotta. Io non ci sarò, mamma. Di che cosa abbiamo parlato fino adesso? Stai bene, perciò ci sarai. Hai detto tu che sei pronta a ricominciare. Che ti ricordi le cose? Sarò molto lontana da qui. Se avessi avuto prima un anno intero per pensare tranquillamente, me ne sarei già andata. No, Jessie! Sì, mamma. Appena hai ritrovata la memoria, ho potuto tirare le somme. Le tue crisi sono finite. Non è quello il motivo. Ce l'hai con me, allora! Ma non te l'ho passata io l'epilessia! Non è l'epilessia, l'hai detto poco fa. Con i barbiturici si controlla. È stato tuo padre a passarti il convulso. Io non c'entro affatto. Che differenza se ne soffriva? Io non l'ho ereditato. A me è venuto per la caduta da cavallo. Quella non fu la prima volta, Jessie. Ti aveva preso già 5 anni. Papà sapeva? No! Lui pensava che cadevi in continuazione. Diceva che eri sbadata. O addirittura credeva che io ti picchiassi. Insomma, lui non se ne preoccupava affatto, perché ecco. Tu non glielo dicevi? Se gli avessi parlato dei tuoi convulsi, avrei dovuto dirgli anche dei suoi. Lo trovo brutto. Lo trovo molto, molto brutto. Proprio perché è una cosa brutta, non te l'ho mai detta. Sapendo di essere epilettica, mamma, non sarei montata a cavallo. Meglio dirti che ero un'invalida, un'handicappata. Siediti, ti faccio questa manicure. Me ne infischio della manicure. Forse, chissà, un cibo avariato. Magari una volta avevi la febbre e io me ne sono accorta tardi. Può essere un castigo divino. Per che cosa? Non so. Perché non ho mai voluto bene a tuo padre. Perché ho sbagliato dieta quando ero incinta. È qualcosa che ho fatto io. Non dire sciocchezze, è una malattia, non una maledizione. L'epilessia viene in quanto è una cosa che esiste. Io non parlo di epilessia, Jessie. Parlo di questa tua voglia di morire. Ed è colpa mia. Ti ci ho portato io. Ho fatto qualcosa, anche se non so cosa. E mi caverei gli occhi pur di capire che torto ti ho fatto. Tu non hai fatto niente, mamma, tu non c'entri. Qualunque cosa fai, in mezzo ci sono io. Se ti lavi la faccia, se ti pulisci le unghie, è sempre a me che lo fai, lo capisci? Capisci che se uccidi me o uccidi te stessa non cambia niente. È per forza qualcosa che ho fatto io. E se fosse così? Se tutto quanto fosse colpa tua? Se avessi solo te al mondo e non mi bastassi? Se potessi avere tutto il resto senza la tua vicinanza. E se il solo modo di sfuggirti fosse quello di togliermi la vita, avrebbe importanza. Io in ogni caso mi uccido. Non lasciarmi, Jessie. Ho delle cose che voglio destinare a qualcuno. Vado di là a prenderle e tu mi aiuti. D'accordo? Tu intanto calma un po'. Il catenaccio perché stiamo al sicuro la notte. Quando mi sveglio voglio sentirti in cucina a fare il caffè. E quando morirò ti vorrò vicino a me, Jessie. Sono così poco brava io. La forza ce l'hai tu. No, mamma, non parleremo più come stasera. Perché è il finale che ha potuto darci questa prima parte. Io solo così posso parlare. E lo faccio dopo aver pensato e ripensato e aver detto no. No a Dawson, no a Loretta, no ai giornali, no all'epilessia, a Giorgia, a Ricky, a te, a me. E a quanto ho sperato ho detto no. Lascia che vada via tranquilla, mamma. Cosa mi chiedi? Come posso? Puoi, perché non hai un'altra scelta come in tutta la tua vita. Ma tu sei mia figlia! E come è diventata tua figlia?
l'ho visto in strane nome. Una bimba della soggia, quella solitudine era sconosciuta. Le bastava piangere ed era nutrita, tendere le mani ed era presa. E se voleva dormire bastava che chiudesse gli occhi. Una pupazzola che scendeva felice tra tanti oggetti colorati che le stavano intorno, stretta ad un soffice orsetto, pronta ad imparare qualcosa di nuovo ogni mattina. Venne avvolta nel tepore del lenzuolo e poi la tua mano mi rimboccava le coperte. Così aveva cominciato e così sono finita. Sai? Non me lo ricordo. Sarà meno brutto quando i tuoi amici verranno alla cappella. Verrà qualcuno che non vedevi da anni. Pensavo a quello che dovrei dire nel momento più difficile, e cioè quando arrivano. Falli vedere in mostra i loro fiori, questo li lusinga. Quando ti diranno condoglianze, Thelma, tu rispondi: mi fa piacere che siete venuti, e parla d'altro. Domanda come va il loro giardino, o come stanno i bambini. Non gli chiederò proprio niente dei bambini. Gli dirò: com'è ben vestita tua moglie, mi fa piacere. Sai che faccio? Mi porto il lavoro all'uncinetto. Giusto. Vorrei che io vada, mamma. No! C'è tutta la notte! Mamma! Non sono neanche 8! Lasciami andare. Cosa dici? Non ti faccio fare una cosa del genere! Me l'avevi detto che era così presto! Ho paura, ti voglio bene! Quello che volevo dire l'ho detto, per favore, lasciami. Avevi promesso di farmi il manicure! Non più, faremo tardi. Non faremo tardi. Sveglieresti tu due ore con il telefono. Io voglio che siano vestiti e alzati per venire qua subito. Ci sono un sacco di cose che abbiamo lasciato indietro e... non ti hai detto dove sono le dirigette? E che cosa devo dire al dottor Davis? E quanto vuoi che sappia Ricky? E che faccerà il bravo? Non provare a fermarmi, mamma, non ci riuscirei. Senti, ci riesco, mi piaccio qua davanti e non ti lascio passare. Levati, mamma. Ti ammazzo io piuttosto. Levati, mamma.